adesso è accesa. Vai. E buongiorno mondo, siamo partiti da appena 25 km, siamo arrivati a Casale e siamo già in coda. Ci sono i lavori, forse anche un incidente, quindi siamo fermi e stiamo andando a rilento. Ma tra 5 minuti, appena si libera la coda, vi racconto tutto. Ciao! Avete pienamente ragione, per bere e mangiare la scusante dei miei acciacchi alla schiena l'ho già usata nel video precedente, ma dalla mia ho il fatto che gli esiti di tutti i miei esami hanno riscontrato che ho un'ernia, due protusioni, quindi proprio bene non sto, perciò anche questa volta andiamo a bere e mangiare. Stiamo andando a Calici tra le mura, a Pizzighettone, in effetti è un paese tra le mura che speriamo anche di visitare e non di mangiare solamente, ed è una festa dove ci sono tipo più di 120 produttori di vino che andremo ad assaggiare. Classica festa con la pettorina e il calice e andare a fare tutte le degustazioni, quindi andiamo lì a mangiare, ma nei prossimi giorni puntiamo ad andare nei Colli Piacentini a visitare anche qualche bel borghetto e non solo mangiare e bere, perché sennò diventa veramente troppo noioso. Perciò a dopo vi raccontiamo come andrà. A dopo. Caffè preso, camper e ripartiamo. Arrivati a Pizzighettone, parcheggiato il puffo nell'area adibita ai camper, e ringraziamo il comune di Pizzighettone che pensa anche ai camperisti, vicino al campo sportivo, a poco meno di 1,5 km dalla festa. Quindi andiamo, ma sto guardando il cielo perché non sembra promettere tanto bene, ma noi siamo speranzosi. Andiamo a prenderci le nostre taschette con il calice per andare a fare le degustazioni, perché l'abbiamo prenotato online che si pagava 8,50 euro compresa la prevendita, e invece andando alla festa direttamente sarebbe costato 12 euro a testa, giusto? E quindi abbiamo risparmiato qualche soldino per il caffè. Andiamo, ciclo pedonale e si va. Oltre a bere e mangiare qui a Pizzighettone, spero che riusciremo a visitare anche le mura, perché so che ci sono i volontari delle mura che ti portano a visitarle, ma non so, oggi che è il 25 aprile, festa, quindi poi magari proprio per la festa fanno delle visite guidate ad hoc, vi faremo sapere. Intanto siamo quasi arrivati, là ci sono le mura e si sente già il profumo di vino. Non è vero. Guidata alle mura e al museo di Pizzighettone, ce lo siamo perso per colpa
della nostra gola, perché avevamo ordinato i panzerotti, solo che ci hanno messo più di mezz'ora a darceli e quindi non siamo riusciti a essere alle 3 pronti per la partenza del tour guidato. Quindi niente, ce lo siamo perso perché c'era solo alle 3 e non ne fanno altri se non domani alle 3. Perciò adesso stiamo andando là al punto di navigazione, perché forse facciamo un giro con un battello come quello lì e sull'Adda un'oretta andata e ritorno e vediamo cosa propongono come sto giro. Era solo per ripiegare, visto che ci siamo persi la visita guidata, purtroppo, che sono triste. Io anni fa l'avevo già vista ed era molto interessante, sarei andato ben volentieri a vederla un'altra volta. Lei non l'aveva ancora vista e se l'è persa. La freddolosa, col cappotto, si può, che sole che c'è. Sto bene. Signore e signori, benvenuti a tutti da parte del consorzio Navigare Ladda, che vi dà il benvenuto a bordo del Capiniere. Io sono Carlo e ci accompagna in questo viaggio il nostro comandante Beppe. Fiume che è il fiume Adda, che è il quarto per importanza, sono ben 313 km di lunghezza, da cui ne mancano solo 15 per arrivare a Castelnuovo Bocca d'Adda, dove l'Adda termina il suo corso per finire nel fiume Po. E qua a Pizzighettone siamo un po' un'isola felice per quanto riguarda la navigazione, perché qua abbiamo sempre tanta acqua intorno a noi. Questo perché tanti anni fa, nel 1977, quel ponte che avete fatto per venire qua era crollato a causa dell'erosione che la velocità della corrente del fiume aveva prodotto sulle pile che lo sostenevano. Nel ricostruirlo, proprio per rallentare la velocità della corrente del fiume, hanno realizzato proprio per valle una traversa, oggi lì c'è una cascata di circa 4 metri, e questo ha fatto sì che qua a monte si realizzasse questa sorta di bacino come se fosse un lago, e così per circa 5 km di salendo in fiume. Dietro suggerimento della guida che era sul battello che abbiamo preso prima per fare la navigazione sull'Adda, siamo venuti a vedere la chiesa di San Pietro, ricca di mosaici, un po' particolare come chiesa, visitabile solo ed esclusivamente con le guide volontarie, perché è una chiesa che non è più aperta al pubblico proprio per cercare di preservarla. E interessante, se venite a Pizzighettone andate a vederla. È al di là della zona murata di Pizzighettone, si attraversa il ponte e cercate chiesa di San Pietro. Bella, torniamo a bere, ciao. Basta, per stasera non si beve più. Sono le 9 e stiamo tornando verso il camper. Abbiamo speso anche un considerevole gruzzoletto di soldini, diversificando anche un po', perché abbiamo preso del vino rosso, del passito di Zibibbo, dell'olio d'oliva, delle olive, del formaggio e dell'altro vino rosso, vino rosso più bottiglie, adesso gli zaini pieni sia io che lei. Quindi si torna sul camper, mangiamo qualcosa per asciugare tutto
l'alcol che abbiamo assimilato durante le degustazioni e basta, e poi valutiamo. Comunque, giornata carina, simpatica, mi è piaciuto il pizzichettone. Ti è piaciuto il pizzichettone? Molto, bella. Bella. E la festa è organizzata anche abbastanza bene, c'era il caos giusto, nel senso era gestito e gestibile, quindi si riusciva a fare le degustazioni, le prove dei vini abbastanza tranquillamente, senza troppe code, troppo caos, quindi approvato. Calici sotto le mura, dentro le mura, dentro le mura. Approvato tra le mura, nelle mura, e l'alcol inizia a fare i suoi giusti effetti, quindi basta, camminiamo, a dopo.